Ciao e benvenuto sul mio canale. Io sono Frank Maugeri e oggi ti spiegherò perché ti fanno male gli avambracci durante la planche. Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Nel video di oggi ti andrò appunto a spiegare, come ti dicevo, il perché hai magari un fastidio quando vai ad eseguire la planche. È infatti una delle domande e degli argomenti che mi vengono chiesti più spesso, e cioè perché ho fastidio quando vado ad eseguire la planche, soprattutto magari ad esempio quando termino la tenuta. È un fastidio che solitamente si avverte infatti al termine dell'isometria, quando quindi andiamo a rilasciare la tensione, e che va a coinvolgere l'avambraccio. Ed è un fastidio che affligge in maniera molto comune soprattutto chi è alle prime armi con il calisthenics. Nel 99% dei casi ciò è dovuto ad uno squilibrio, a uno scompenso tra muscoli flessori e muscoli estensori dell'avambraccio. Se si verifica infatti questo scompenso, è facile che si accusi questo fastidio soprattutto in esercizi come la planche, esercizi molto intensi. Per andare a valutare quella che è la forza e la mobilità dei flessori e degli estensori, puoi andare ad eseguire un semplicissimo esercizio andando a posizionarti con le braccia tese, distese di fronte a te e andando in un primo momento a flettere il polso, quindi rivolgere il palmo verso il tuo sguardo, e se raggiungi un angolo di 90 gradi sicuramente avrai una buona forza dei flessori, e andare ad eseguire il movimento opposto per andare a valutare la forza degli estensori. Approssimativamente una buona mobilità è simile a quella che dovresti avere per quanto riguarda i flessori. Ad esempio nel mio caso, come puoi vedere, arrivo a un buon 90 gradi quando si tratta di utilizzare i muscoli flessori, ma non ho una mobilità completa quando vado ad eseguire questa estensione del polso. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che alleno tantissimo la verticale, in generale il mondo del verticalismo, quindi ho sicuramente i flessori dell'avambraccio molto più forti degli estensori, e so che è sicuramente una carenza che dovrei andare a colmare andando a dedicare del tempo con gli esercizi che ti farò vedere adesso, perché appunto se andassi ad allenare maggiormente esercizi come la planche, sicuramente anch'io potrei andare incontro a questa tipologia di fastidi. Allora, andando ad individuare quindi la causa del tuo scompenso, e premettendo che ho detto che appunto nel 99% dei casi si tratta di questo, quindi non è neanche detto il 100% che comunque questo sia il tuo caso specifico, ma è molto probabile, andiamo a vedere quali esercizi possiamo andare ad eseguire per potenziare i flessori nel caso in cui vi sia una carenza di questa muscolatura, e quali esercizi possiamo andare a svolgere per andare a potenziare gli estensori nel caso in cui viceversa abbiamo uno scompenso di questa parte dell'avambraccio. Per quanto riguarda i flessori, quell'esercizio che mi sento di consigliarti è uno degli esercizi che ho fatto vedere ormai in tantissimi video, e cioè da una posizione di quadrupedia andiamo a posizionarci con il palmo della mano a terra, le dita rivolte in avanti, e vado ad eseguire una flessione del polso cercando di caricare più peso possibile sul palmo della mano. Ovviamente il movimento deve in un certo senso essere generato dall'avambraccio, quindi non dobbiamo aiutarci né con le spalle né con la schiena, non dobbiamo dare slanci, deve essere tutto un movimento che parte dall'avambraccio. Questo esercizio possiamo andare a svolgerlo ovviamente con le dita rivolte in avanti, ma anche con le dita rivolte verso l'esterno, ma anche con le dita rivolte verso dietro. Un altro esercizio che possiamo andare a svolgere per potenziare i flessori sono ovviamente le flessioni del polso, magari con un peso, quindi ad esempio delle flessioni zavorrate, con un manubrio, con un kettlebell, con una sbarra, come ho già fatto vedere anche questo in un precedente video, che magari inserisco qui sopra. Per quanto riguarda gli estensori, quindi se ad esempio, come nel mio caso, abbiamo un deficit degli estensori e vogliamo potenziare questa parte di muscolatura, possiamo andare ad eseguire delle estensioni a terra,
quindi posizioni il dorso della mano e vado ad eseguire fondamentalmente lo stesso esercizio di prima, però in maniera opposta, anziché con il palmo, con il dorso. Valgono le stesse regole dell'esercizio che abbiamo visto prima, quindi anche qui ad esempio possiamo andare a svolgerlo con le dita rivolte verso dietro. Possiamo andare ad eseguire ad esempio delle estensioni del polso, anche qui zavorrate, con manubri, kettlebell o quel che vogliamo, oppure un esercizio che ho scoperto recentemente e che trovo molto efficace, è quello che possiamo andare ad eseguire posizionandoci in un'accosciata completa, che già di per sé è un'ottima posizione per tantissimi motivi, come anche qui ho già parlato in altri video, però magari non approfondirò ulteriormente all'interno di questo perché non è il tema di questo video. E andiamo a posizionare gli avambracci sotto le ginocchia, o meglio dietro le ginocchia, quindi tra polpaccio e coscia. Da questa posizione vado ad eseguire delle estensioni della mano, quindi passo da una posizione con pugno chiuso a una posizione con il pugno aperto. Vedrete che dopo qualche ripetizione sentirete l'avambraccio proprio bruciare per via dell'intensità di questo esercizio e potete renderlo ancora più intenso andando a lavorare con la mano totalmente aperta e cercando di distendere ancora di più le dita. Ovviamente insieme a tutti questi esercizi che abbiamo visto possono essere utili anche degli esercizi di stretching. Quindi se ad esempio come nel mio caso vi è una maggiore forza da parte dei muscoli flessori, possiamo andare ad allungare proprio questa muscolatura, quindi andando ad eseguire esercizi classici, quindi andando ad allungare in questo caso i flessori o viceversa gli estensori e andando ad eseguire questi esercizi anche a terra. Spero che il video ti sia utile. Se hai ulteriori dubbi o domande riguardo questa problematica, non esitare a lasciare un commento e sarò felice di risponderti. Anche per oggi il video è concluso. Se ti piace quello che hai visto, ti ricordo di lasciare un like per continuare a supportarmi e di commentare facendomi sapere cosa ne pensi del video di oggi, ma anche cosa vorresti vedere nei prossimi. Ti ricordo inoltre di iscriverti al canale se ancora non l'avessi fatto e di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Da Frank Maugeri è tutto.